EGMA 2015, Vittorio Brumotti, ormai un abitué di questo mondo, con le tue bici, con la passione per le moto, perché ti abbiamo visto sempre qualche mondo legato. Grazie di essere qua. Come stai e come sta andando la tua esperienza qua in EGMA? Allora, grazie Graziella, grazie a voi tutti, giusto che la bici sta andando ottimamente, faccio un po' l'adulto, no? Questa kermesse delle due ruote sta spopolando sempre di più e il mercato della moto mi pare che si stia richiappando. Sempre più gente va in bici, però rispondimi da Vittorio, non da istituzionale, da EGMA adesso. La bici e la moto hanno un'anima. Cioè, è quasi in grado di sostituire la fidanzata, la bici e la moto. E questa è la pura passione. È un detto che ho forgiato nel mio caso, che ne ho fatto una professione. L'uomo che della propria passione ne farà una professione sarà maledetto per sempre ad essere felice. Ed è la mia vita, 35 anni, ho festeggiato l'altro giorno 24 anni di attività, 11 novembre del 91, e spero altri 10, 15 di fare rock and roll puro con lei. È una fiera del genere, io che faccio fuori un passaporto all'anno, girando tutto il mondo, una cosa del genere non l'ho mai vista. Senti, prossimi progetti ambiziosi, record nelle tue corde che stai progettando? E allora niente, adesso fra pochi giorni sarò a Dubai, ho fatto un accordo con Dubai dove sto tentando di stabilire più record possibili e scalerò la Burj Al Arab. Avevo già fatto questa, la Burj Khalifa, 3600 scalini. Ok, in 2 ore 20. Questa volta con una semplice bici da corsa tenterò di scalare l'hotel più lussuoso al mondo, che sono 1200 scale sotto i 40 minuti. Poi arriverò sopra l'H, dove c'è la pista dell'elicottero, e farò il giro nel perimetro. E calcola che quel punto, no, è un punto massimo di jet set, che è stato soltanto utilizzato da Agassi, il tennista, e Coulthard con la macchina arpionata a Formula 1 faceva burnout. Dunque a bombazza, Brumotti, un italiano, gli è permesso fare questa cosina molto interessante. E sono entrato nel team più forte al mondo di ciclismo, il team Tinkoff, con Peter Sagan. Allora ti chiedo un'ultima cosa, un saluto tu, Vittorio 100% Brumotti, a tutti quelli che non sono ancora passati, che verranno qui in EGMA. Vittorio, venite qua che c'è da gasare di brutto, vi aspetto, poi ci sono un sacco di party in giro per la città, c'è movimento, c'è movida. Spacca più questa manifestazione che tutte le altre messe insieme. Bombazza, 100% Brumotti.